In questo video voglio parlarvi di plagiocefalia, partendo prima di tutto dalla classificazione per poi passare a degli utilissimi esercizi che molto spesso consiglio alle mamme che mi portano i bimbi per questo problema. Parlando di plagiocefalia, dobbiamo inizialmente cominciare con la classificazione. Al primo posto c'è quella che viene chiamata plagiocefalia primaria ed è legata prevalentemente a fenomeni riguardanti la vita intrauterina, quindi problematiche di carattere posturale della mamma, quello che succede durante lo sviluppo del feto, problematiche legate alla fase del travaglio, come ad esempio l'oligoamnios, quindi la presenza di poco liquido amniotico, la fase proprio espulsiva del parto. In questo caso potremo vedere il bimbo che già andrà a nascere con una deformazione della testolina, quasi sempre asimmetrica, da un lato rispetto ad un altro. Parliamo poi di plagiocefalia secondaria o posizionale. In questo caso la testolina del bambino alla nascita sarà perfettamente rotonda e la deformità verrà a manifestarsi col passare del tempo. Quasi sempre è legata a un aspetto, ossia al fatto di tenere il bimbo solamente supino all'interno della culla. Ora, non è sbagliato in senso assoluto, quello serve per combattere la morte in culla, ma è necessario, ed è il consiglio che anche il pediatra e l'osteopata vi daranno, cambiarlo frequentemente di posizione nell'arco della giornata, quindi metterlo su di un fianco, su un altro fianco. Quando abbiamo possibilità di monitorarlo, ad esempio se lui fa il riposino durante il giorno, anche nella posizione prona, quindi con la pancia in giù. Nel caso delle plagiocefalie secondarie, inoltre, può essere associata anche una problematica sulla quale noi osteopati lavoriamo, che è legata proprio al tono muscolare del collo del bambino. Quindi, ad esempio, se durante la nascita c'è stato uno spasmo muscolare del collo dipeso da una manovra fatta dall'ostetrica oppure da altre cause esterne, il bimbo potrà avere la tendenza magari a star con la testolina inclinata sempre da un lato e ruotata dalla parte opposta. Questo farà sì che l'eccessiva malleabilità delle ossa craniali, soprattutto nei primi giorni di vita, farà sì che il bimbo, poggiando unicamente da un lato, inizierà a manifestare la parte piatta solamente dalla parte dove lui è prevalentemente appoggiato. In tal caso, l'osteopata può lavorare sulle disfunzioni craniali e sulle disfunzioni cervicali affinché il bimbo possa stare in una posizione corretta. Il posizionamento e gli esercizi che vi andrò a mostrare faranno il resto. Capitolo a parte per quel che riguarda il discorso plagiocefalia sono le craniostenosi, decisamente più rare, ma può capitare di riscontrarle. In tal caso le suture craniali, perché il cranio è composto da diverse ossa che si articolano fra di loro con delle, si chiamano suture, come fossero degli incastri, in quel caso cominciano a ossificarsi prematuramente e questo può far sì che il bambino cominci ad avere una deformità sempre più importante. In tal caso l'indicazione è solamente di tipo chirurgico. Vediamo insieme quali sono gli esercizi da poter fare nel caso di un bimbo che soffra di plagiocefalia. Allora, il primo esercizio, che può essere sia una valutazione che un esercizio per lavorare sul cingolo pelvico, cingolo scapolare e sulla zona cervicale alta del bambino, è quello di prendere il bacino del bambino mettendo le mani in questa posizione. Quindi prenderemo il bacino e le metteremo così, quasi con le dita a contatto fra di loro. Una volta che il bambino sarà disteso supino su una superficie semirigida, come ad esempio il fasciatoio, faremo punto fisso con la mano destra che rimane ferma e la mano sinistra porterà il busto del bambino a fare una rotazione verso la sua sinistra, fino a che l'orecchio andrà a toccare sul lettino. Dopodiché torneremo in una posizione neutra, faremo punto fisso con la mano sinistra e faremo fare una rotazione del bacino del bambino fino a quando la testolina seguirà andando a poggiare con l'orecchio destro. Qualora nel tornare in posizione neutra dovessimo vedere un atteggiamento di flessione laterale della testolina del bambino, la ricorreggeremo. Questo tipo di esercizio va ripetuto 5 volte per lato. Il mio consiglio è quello di farlo ogni volta che facciamo un cambio del pannolino del bambino. Il secondo esercizio lo potremo iniziare a fare nel momento in cui il bimbo sarà in grado di mantenere lo sguardo su un oggetto e di seguirlo. In questo caso utilizzeremo ad esempio un pupazzetto colorato e possibilmente che faccia rumore per attirare la sua attenzione.
che cosa faremo? Andremo a posizionare questo oggetto a una distanza di circa 40-50 centimetri dal suo sguardo, sull'orizzontalità del suo sguardo, quindi facendo sì che la testolina parta in una posizione neutra e non in una lateroflessione. Dopodiché inizieremo a portare l'oggetto verso la sinistra del bambino, così che lui ruoti la testolina a sinistra e attivamente così utilizzerà i muscoli del collo. Ritorneremo poi in una posizione neutra e faremo ripetere lo stesso movimento dalla parte opposta. Questo tipo di esercizio va ripetuto 5 volte per lato, possibilmente come quello precedente al cambio del pannolino. Una variante dell'esercizio precedente la possiamo riproporre a partire circa dal quinto mese, cioè quando il bimbo inizierà ad avere un sufficiente controllo dei muscoli del tronco e dei muscoli del collo. Che cosa faremo? Prenderemo il bimbo e lo terremo ad esempio in braccio in posizione seduta, oppure se già è in grado di star seduto da solo, potrà stare seduto ma con un nostro sostegno sotto entrambe le ascelle. Utilizzeremo come prima un giochino da mettere a distanza di 40-50 cm di distanza e faremo fare sempre rotazioni attive della testolina a destra e a sinistra. Lo ripeteremo 5 volte per lato, così che il bimbo attivamente faccia sempre un movimento di rotazione da una parte e dall'altra. In questo caso, rispetto alla posizione supina, quello che varierà è l'incidenza della forza di gravità sulla curva cervicale del bambino e quindi sarà uno sforzo maggiore. Possiamo anche proporre lo stesso tipo di esercizio, ad esempio tenendo il bambino in braccio in questa posizione con la testolina appoggiata sul nostro torace o davanti ad uno specchio dove noi a quel punto faremo una rotazione così che il bimbo si cerchi allo specchio da un lato e dall'altro, oppure con l'ausilio di un'altra persona che attiri la sua attenzione. Altra possibilità per lavorare sempre nei piani dello spazio è quella di mettere il bambino in posizione prona, in appoggio sui gomiti o in appoggio sulle manine. Da questa posizione, quando il bimbo sarà in grado di star con la testolina su, ripeteremo lo stesso tipo di esercizio, quindi sempre un giochino davanti a lui e gli faremo fare rotazione sinistra e rotazione destra. In questo caso, ancora di più, ci sarà un impegno non solo dei muscoli cervicali, ma anche dei muscoli dorsali del bambino, da ripetere sempre più o meno 5 volte per lato, sempre durante il cambio del pannolino. E mi raccomando, prediligete una superficie rigida come ad esempio il fasciatoio. Un'altra possibilità è quella di poter sfruttare la malleabilità delle ossa craniali del bambino attraverso una tecnica che sembra un massaggio. Nella zona della testa del bimbo, dove c'è un piattismo maggiore, che cosa andremo a fare? Andremo ad utilizzare la mano come fosse una ventosa, sfruttando così quelli che si chiamano nuclei di ossificazione. Quindi l'osso del bimbo, del cranio, può essere di origine membranosa o cartilaginea, ancora non ha ossificato e noi gli diamo un'informazione per crescere nella direzione corretta. Siccome molto spesso, come vedete, le plagiocefalie sono occipitali. Ad esempio, se fosse più piatto da questo lato, noi utilizzeremo la mano in questo modo sulla testolina del bambino, esercitando una pressione lieve dei polpastrelli e dopo aver esercitato questa pressione, eserciteremo una trazione verso l'esterno. Quindi è come se volessimo fare questo tipo di movimento. Utilizzando una metafora impropria, è come se la carrozzeria della vostra macchina fosse abbozzata e voi voleste far uscire fuori il bozzetto. Quindi andiamo a lavorare in questo modo qua. Quando possiamo farlo? Questo più volte al giorno, quando ad esempio abbiamo il bimbo in braccio, oppure mettendo il bimbo in posizione prona sul lettino e lavorando in questo modo sulla testolina del bambino. Una raccomandazione, ovviamente senza esagerare, qualora la pelle del bimbo dovesse arrossarsi troppo, interrompete subito. Anche qui, se vogliamo utilizzare un numero, facciamolo almeno una decina di volte per più volte durante la giornata. Se avete ritenuto questo video interessante, vi consiglio di condividerlo con le vostre amiche e mamme che possono avere lo stesso tipo di problema. In ogni modo, per poter approfondire, vi rimando all'articolo che potete trovare in descrizione.